Il problema dei rifiuti, origine e soluzione, tratto dal libro Proprietari di sé della natura, una introduzione all'ecologia liberale di Novello Papafava, libro della Liberi Libri, editrice di Macerata. Dunque, qual è l'origine del problema dei rifiuti? Viene di solito attribuito all'avidità dei capitalisti, preoccupati solo dei profitti e indifferenti ai danni che provocano all'ambiente. In realtà l'origine del problema dei rifiuti risiede nella gestione pubblica del servizio di smaltimento dei rifiuti. Produttori e consumatori sono costretti a versare una tassa di importo arbitrario allo Stato per questo servizio pubblico e sappiamo quanto sia esosa questa tassa sui rifiuti. Se invece dovessero pagare lo smaltimento dei materiali di tasca loro, i produttori sarebbero incentivati da logiche economiche a produrre minori rifiuti e i cittadini sarebbero incentivati a gestire i rifiuti in modo più responsabile. In un libero commercio dei rifiuti sarebbe la ricerca stessa del profitto da parte degli imprenditori e del risparmio da parte dei consumatori a condurre verso una maggiore tutela dell'ambiente. La cosa fondamentale sono sempre i diritti di proprietà, vietato scaricare rifiuti nella proprietà altrui. Ciascun consumatore, per liberarsi dei propri rifiuti, dovrebbe rivolgersi a sue spese presso una qualche discarica o qualche impianto gestito da una ditta privata. E le tariffe sarebbero più alte per i materiali tossici che richiedono un processo di smaltimento o di riciclaggio più complesso. Il consumatore sarebbe quindi incentivato a ridurre la quantità di rifiuti, per esempio acquistando prodotti con meno imballaggi, e anche a realizzare la raccolta differenziata, così lo smaltimento in discarica gli costerebbe meno. Anche le industrie avrebbero convenienza a produrre con meno imballaggi inquinanti e più facili da riciclare, sia per ridurre i costi di smaltimento che per non far diminuire le vendite al dettaglio. Abbiamo detto infatti che i consumatori acquisterebbero prodotti con meno imballaggi. Purtroppo però lo Stato, avendo assunto il monopolio della gestione delle questioni ambientali, ha eliminato il sistema dei prezzi di mercato e l'ha sostituito con la sua pianificazione centralizzata. Ma in un'economia di piano, di tipo socialista, è impossibile effettuare il calcolo economico, come hanno dimostrato gli economisti austriaci Mises e Hayek. E questo è il motivo per cui i problemi dell'ambiente, e in particolare il problema dei rifiuti, non si riescono a risolvere. Quindi qual è la soluzione corretta? Quale sarebbe? Non più gestione pubblica, quindi un maggiore intervento dello Stato nella gestione dei rifiuti, ma il contrario, un libero mercato dei rifiuti. La struttura degli incentivi economici spingerebbe produttori e consumatori verso un minore inquinamento. L'elemento cruciale affinché il libero mercato funzioni, però, è sempre l'esistenza di un efficiente sistema di diritto e di amministrazione della giustizia che sia in grado di assicurare i diritti di proprietà.